Denunciamo con rabbia e con forza il grave clima di repressione in atto. Non è la prima volta che i manifestanti locali vengono attaccati nel nome del profitto delle grandi imprese, ansiose di mettere le mani sulla montagna di soldi pubblici stanziati per i treni ad alta velocità, che non servono a nessuno, visto che la linea ferroviaria già esistente è all'80% non utilizzata. Mentre ovunque le ferrovie continuano ad andare in rovina e il trasporto pubblico urbano smantellato e privatizzato sempre più, con prezzi che aumentano e pendolari vengono peggiorati giorno in giorno il servizio e lavoratori e le loro condizioni. Nonostante la violenza voluta da padroni senza scrupoli e dispiegata dallo Stato, la TAV non passerà neanche questa volta, perché siamo tutti lo TAV. Basta repressione, solidarietà a tutti quelli che resistono e difendono l'ambiente e la loro vita dallo sfruttamento di pochi criminali al potere. La resistenza è ovunque, e anche qui a Salerno siamo qui per resistere contro queste inutili opere. Noi chiediamo trasporti pubblici efficienti e gratuiti per tutti, non ad alta velocità.